Ciao, sono Marco e bentornati sul mio canale. Come vedete alle mie spalle, oggi iniziamo un nuovo argomento, quindi una serie dedicata al mondo delle zanzariere. So che è un argomento che sta a cuore a tantissimi di voi, visto che ho fatto un sondaggio sul mio canale, mi avete risposto in tantissimi, dicendomi che eravate interessati, quindi ho deciso di partire subito, visto che la primavera è già iniziata e questo argomento serve più che altro in questa stagione. Niente, cosa faremo in questa serie? Parleremo chiaramente di zanzariere tramite magari dei campionari come questi che mi farò prestare dal mio rappresentante, vi faccio vedere i modelli che vanno per la maggiore. In più vi spiegherò le caratteristiche principali che devono avere per essere un prodotto di qualità, come deve essere fatta praticamente una zanzariera. Così se dovete farvi fare un preventivo dal vostro serramentista oppure dovete andarle a comprare, sapete cosa dovete chiedere. In più cosa faremo anche? Visto che devo montarne diverse nel mio showroom, cosa farò? Costruirò dei telai, vi farò vedere come si prendono le misure e anche come si montano. Infine addirittura cosa faremo anche? Visto che me ne serve una per casa, un telaio fisso, ne costruirò uno, così vi farò vedere anche come si fanno a costruire i modelli, quelli fissi. Visto che questa è la prima puntata, cosa faremo nella prima puntata? Vi farò vedere i due modelli che vanno per la maggiore. Il classico modello a molla, che è il modello, diciamo, il mio cavallo di battaglia, visto che il 90% delle zanzariere che monto è questo modello. Vi spiegherò i vari gadget che si possono montare, quindi diciamo gli optional. E poi vi farò vedere l'altro modello, che è la novità che è uscita l'anno scorso, che è il modello senza molla e col carro armato. In più cosa farò? Con un pezzo che ho recuperato da una zanzariera che si è rotta, vi faccio vedere come deve essere costruita una zanzariera, quindi praticamente le caratteristiche che deve avere è una zanzariera per essere un prodotto di qualità. Iniziamo col parlare della classica zanzariera, che è questa, è la zanzariera a molla che conoscete tutti perché è quella che va per la maggiore. Ne esistono due modelli, questo è il modello verticale, oppure esiste il modello orizzontale che praticamente è quello che funziona così. Questo sarà anche il modello che monteremo la settimana prossima nel mio showroom, perché è il modello che va per la maggiore, quindi chiaramente non posso non montarlo. Vi farò vedere come si prendono le misure e ne monteremo anche una. E niente, come vi dicevo, esiste il modello verticale e orizzontale. Quello verticale, che è questo, è quello classico che si monta sulle finestre. Invece il modello orizzontale, che è quello che funziona praticamente così, si monta di solito sulle porte finestre. Questo perché per non farci abbassare fino al marmo per scollegare la tapparella ogni volta che dobbiamo uscire, e in più anche perché il modello orizzontale ha questa maniglietta, come vedete, anche posta dall'altra parte, quindi uno può aprire, uscire e poi chiudere la zanzariera, riaprire la zanzariera e poi chiuderla una volta che siamo tornati all'interno. Su questo tipo di zanzariere si possono montare tre accessori, come vi dicevo prima. Uno è fondamentale e gli altri due sono soltanto per una questione di comodità. Allora, il primo, che è quello di comodità, è il push. Praticamente non dobbiamo più agganciare la zanzariera quando arriviamo sul fondo, quindi dare un colpo secco e poi tirare per scollegare, ma basta abbassare la zanzariera, si bloccherà da sola, poi anche con un dito basterà spingere verso il basso e la zanzariera si raccoglierà in automatico. Questo si chiama push. Poi un altro accessorio che serve più che altro per il montaggio, che è una vite che è posta qua in alto, che serve per caricare la molla. La molla si può caricare anche in questa versione, ma bisogna smontare il telaio perché la vite è posta qua dietro, caricare la molla e poi chiaramente rimontare il telaio. L'ultimo accessorio, che è quello che vi consiglio di mettere, quello che io metto in automatico ogni volta che mi ordino le zanzariere, che è il freno. Quindi ci sarà un freno dentro nel raccoglitore, così la zanzariera quando sale, che arriverà a questa altezza, si bloccherà e salirà pianissimo, praticamente così. Quindi non farà questo effetto. Sentite la botta che dà? Ecco, quindi la zanzariera vi durerà di più nel tempo. Infine voglio parlarvi di una zanzariera veramente particolare che è uscita un paio d'anni fa, i clienti stanno iniziando a conoscerla adesso e adesso ci stanno addirittura facendo fare dei preventivi per montarla in casa, diciamo nelle case normali. Di solito non si montano queste zanzariere nelle case normali perché costano tre volte in più rispetto a una zanzariera normale, però hanno delle certificazioni in più rispetto alle altre zanzariere, si possono montare in posti particolari, soprattutto in posti di grandi dimensioni, perché queste zanzariere si possono fare anche di grandi dimensioni. Quindi pensate che questo modello addirittura si può fare fino a 7 metri, si collegano quattro vante tutte insieme che poi vengono impacchettate.
In più cosa si può fare anche? Si può fare anche un fuori misura in altezza, di solito una zanzariera normale si può fare fino a 2,5 metri, con questa si può arrivare fino a 3 metri, quindi si possono montare soprattutto dove si mettono degli scorrevoli grossi, quindi in ambienti veramente particolari. La certificazione più importante tra l'altro di questa zanzariera qual è? È il fatto che è certificata per il vento, quindi è certificata per le raffiche di vento forti. Questo modello infatti è particolarmente indicato perché si chiama addirittura modello Bora e va benissimo soprattutto in montagna oppure al mare. In più cos'ha ancora questa, come si dice, questa zanzariera in particolare rispetto alle altre? È che non ha manutenzione, non ha molta manutenzione, perché di solito le zanzariere si rompono perché vengono avvolte, la molla rimane sempre in tensione, si spaccano le molle e la zanzariera è da cambiare. Invece questo modello, come vedete, posso spingere l'anta fin dove voglio, però la molla, come si chiama, non è mai in tensione. Questo perché? Perché esiste questo accessorio che c'è in basso, che loro lo chiamano carro armato, che fa rimanere sempre il telo in tensione. Quindi, come si chiama, ha bisogno di pochissima manutenzione. In più di bello cos'ha anche? Che è stata inventata proprio per fare, come si chiama, per coprire delle verande scorrevoli, posti particolari dove alla gente non piace vedere la guida in basso. Quindi, come vedete, è calpestabile, quindi non c'è anche il problema di inciampare. Ora vi faccio vedere quali sono le due caratteristiche fondamentali che deve avere una zanzariera per durarvi nel tempo. Queste sono le caratteristiche che dovete sempre chiedere al vostro posatore oppure quando andate a comprare la zanzariera. La particolarità sta qui, nel telo. Come vedete, la vedete questa riga che è più scura? Questa la fanno in questa maniera. Viene piegato la zanzariera e poi viene sciolta. Loro la chiamano saldatura. In questo modo il telo diventa molto resistente. Come vedete, si può piegare quanto si vuole, ma non si strapperà. Invece, se vi lasciano il telo senza questa saldatura, si tenderà a sfilarsi e quindi la zanzariera vi durerà molto di meno. In più, molto importante, sono questi bottoni. Loro li chiamano bottoni. Questi bottoni rimangono nelle guide. Le guide sono sempre fatte a C e quindi cosa succede? Quando ci sarà il vento forte, il telo non uscirà dalla guida e quindi non si strapperà. Siamo giunti al termine della prima puntata di questa serie, spero che vi sia piaciuta. Nella prossima puntata cosa faremo? Vi farò vedere come si prendono le misure, come si montano due modelli di zanzariere, quella a modello verticale, che è quella classica che si monta sulle finestre, e quella a modello orizzontale, che sarebbe quella classica che si monta sui balconi. Munitevi di metro laser, che è molto comodo, io questo l'ho comprato su Banggood, l'ho pagato 15 euro, se vi interessa vi metto il link in descrizione, chiedetemelo, e niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella, così se siete interessati a questa serie, ogni volta che uscirà una puntata, quindi una puntata di questa serie, vi verrà segnalata. Grazie e buona giornata.